intervista di Scaroni. Caldara potrebbe essere il quinto centrale. Dominguez vorrebbe il Milan. Tutto questo dopo la sigla. Nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni, questa volta in versione video. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossonero TV se ancora non vi siete iscritti e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutto ciò che è la nostra programmazione, quindi dai miei video live giornalieri alle live del martedì e del giovedì, fino ad arrivare ai pre e post partita, al momento in cui inizieranno di nuovo le partite del campionato. Vi ricordo inoltre che potete iscrivervi. Oltre a iscrivervi al canale potete anche fare abbonamenti a partire da 99 centesimi al mese. A ciascun livello di abbonamento, ce ne sono circa 6, sarà dato un omaggio che partirà dalla partecipazione in esclusiva alla chat Telegram con noi e con tutti gli abbonati a parlare di Milan, fino ad arrivare a addirittura un biglietto per assistere a una partita del Milan a San Siro con uno o più di noi, tutto logicamente gratuitamente. Inoltre vi ricordo che potrete anche sostenere il canale appunto tramite donazioni se volete e lasciare commenti nella chat durante il video e anche nel video nei commenti stessi. Vi ricordo innanzitutto subito stasera, dunque alle 23 ci sarà la diretta, non sarà la classica DNA Team, ma ci sarà una diretta da parte di Mimmo. Quindi invito tutti quelli che vedranno la partita, a fine partita, di collegarsi al nostro canale YouTube, perché ci sarà appunto una diretta di Mimmo, il nostro presidente, che dal luogo di vacanza si metterà a parlare con voi del Milan e di commentare la prima partita sul suolo italiano del Milan. Partiamo con le notizie di oggi. Allora, le notizie di oggi sono, dunque io partirei con l'intervista a Scaroni fatta dalla Gazzetta. È un'intervista molto interessante perché praticamente ripercorre un po' la storia di Scaroni e del Milan di Elliott e Rio Bird, collegandola a quella di Berlusconi. Infatti Scaroni, velocemente onorando Berlusconi, quello che ha fatto per il Milan e quello che ha fatto anche per il Monza, sottolinea che Berlusconi teneva molto allo stile del Milan, ha creato uno stile Milan che appunto anche oggi, la società di oggi, cerca di mantenere. Giocatori che la squadra del Milan deve essere una squadra compatta, ma è polemica e attenta molto al fair play. Effettivamente sono stati vari episodi che hanno dimostrato questo, forse anche troppo fair play da parte del Milan, soprattutto verso alcune gestioni arbitrali, alcune situazioni che stranamente capitano solamente al Milan, però secondo me è anche giusto avere un comportamento sano, un comportamento corretto e rispettoso verso ciò che circonda il mondo del calcio. Altra cosa che ha detto, che per quanto riguarda i bilanci, i fatturati del Milan e i ricavi del Milan in 4 anni sono raddoppiati, quindi è stato un grande risultato. Probabilmente prima eravamo arrivati veramente al fondo. Quindi è stato un risolvimento del Milan che ha portato ad avere dopo 17 anni il bilancio in attivo e questo ha permesso di poter fare un mercato di questo genere, quindi un mercato con spesa oltre 110 milioni grazie anche alla vendita di Tonali, ma grazie anche all'uso di soldi che altrimenti non ci sarebbero stati. Altra cosa che ha detto Scaroni alla domanda che diceva di puntare, si doveva puntare al secondo scudetto, ha detto che il Milan deve comunque entrare sempre nelle 4 per la Champions e deve cercare di andare più avanti possibile nella Champions stessa. Sono dichiarazioni decisamente giuste, perché comunque la Champions ci permette una visibilità maggiore e di espandere appunto il brand del Milan a livello mondiale, cosa che il campionato non fa, però logicamente poterci puntare a seconda stella sul petto sarebbe una grande cosa.
A proposito di questo, consiglierei, diciamo, ecco, di non fare proprio quelli pindarici quest'anno, perché il Milan è una squadra molto rinnovata, quindi ci sarà bisogno di tempo per poter vedere un Milan effettivamente affiatato, coeso e adeguato, diciamo, al campionato italiano. Quindi vedremo appunto come usciremo, come ho già detto altre volte, le prime 10 giornate, in base a quello vedremo se potremo puntare allo scudetto oppure no. Bisogna aver pazienza, so che molti tifosi non ce l'hanno, ma invece bisogna avercene, perché la squadra è stata rivoluzionata, anche se è partito solamente Tonali, dei titolari, però sono state fatte tante sostituzioni nell'11 titolare che soprattutto a centrocampo dovrà trovare un suo equilibrio. A proposito dell'11 titolare, si sta cercando anche dei rincalzi. Il quinto famoso centrale potremmo già averlo in casa, Caldara che è tornato all'esperienza dello Spezia, al momento non ha proposte se non quella del Verona, ma sembra che non ci sia un grande gradimento e quindi sembra che potrebbe essere lui il quinto centrale italiano, quindi visto che ha ancora un anno di contratto, chissà, potrebbe essere anche lui di poter mantenere, se, diciamo che potrebbe sicuramente sostituire Gabbia, sicuramente potrebbe essere una valida alternativa a costo zero, visto che già si è vendiato dal Milan. Altra notizia è che il Milan ha fatto ieri comunicato ufficiale dell'acquisto di Skočislas, giocatore 2006, proveniente dal Zagreb Lubin, squadra polacca, vi ho già accennato tempo fa, è un giocatore ancora non 17enne, che non ha mai giocato ancora nella squadra titolare, ma nella seconda squadra di Serie B polacca, ha esordito lo scorso anno, quindi ha 16 anni e poco più. È il giocatore che ha partecipato al Mondiale del 17, dove la Polonia è stata eliminata in semifinale e ha colpito Moncada. Giocatore da primavera, logicamente, che inizia da centrale centrocampo, poi si è trasformato anche trequartista, fino ad arrivare addirittura ad essere una seconda punta. Quindi vedremo un po' a Abate nella primavera cosa riuscirà, come riuscirà a plasmarlo e a farlo crescere ulteriormente. Altre due notizie, allora, uno riguarda Tatarusano ha trovato anche lui in Arabia una nuova squadra, l'Aba Club, ha sottoscritto 2 anni di contratto a 1.800.000 euro l'anno. Peccato che non so giocare bene a calcio, sennò probabilmente potevo anch'io avere qualche possibilità di andare in Arabia. Ultimo, Dominguez, giocatore centrocampista del Bologna, che sta cercando di capire un po' dove rivolgere le proprie attenzioni. Il Bologna gli ha tolto la fascia di capitano proprio perché sembra sul piede di partenza. C'è stato un contatto, un'offerta sembra a Bologna da parte del Fenerbahce di circa 13 milioni, quindi Fenerbahce i soldi ce li ha quando li vuole spendere, quindi sarebbe bene che li spendesse anche per Krunic, mentre per Krunic si è fermato a 7-8 milioni. Dominguez sembra abbia rifiutato la destinazione in quanto sembra che preferisca esclusivamente il Milan. È una situazione in evoluzione, logicamente legata all'eventuale cessione di Krunic, però ecco, anche in questo caso sembra che la società si sia già mossa per non farsi trovare impreparato da eventuale conclusione della trattativa con il Fenerbahce. Balotelli, siamo sempre in contrattazione con il Werder Brema, quindi sembra che più o meno ci siamo quasi, ma ancora manca qualcosa, così come per Decathlon l'Atalanta, gli agenti hanno aperto alla cessione, però devono essere limati alcuni dettagli. È un momento in cui il Milan si sta dedicando alle cessioni, quindi in base al tipo di cessioni e a chi sarà ceduto saranno rimpiazzati con altri giocatori probabilmente già opzionati in questo momento. Quindi cosa dire, rimaniamo fiduciosi, la società sicuramente sta facendo bene, vediamo stasera questo Monza-Milan in onore del presidente Silvio Berlusconi, vedremo se Chukwueze o Okafor o tutte e due faranno i primi minuti oppure se dobbiamo aspettare l'amichevole con il Trento a Milanello.
Per il momento tutte le notizie che volevo darvi per oggi sono state date, mantenete sempre però la campanella accesa, perché nel periodo di mercato si sa benissimo che ogni momento può essere quello buono per dare una notizia in anteprima e che può cambiare le cose fatte fino a quel momento. Vi ricordo quindi di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV, aiutare il canale tramite donazioni e abbonamenti, vi ricordo stasera, dopo la partita di Milan-Monza, una live con Mimmo, il nostro presidente. Lasciate commenti nella chat durante il video, che cercherò di rispondere, e allo stesso tempo dei commenti dopo, diciamo, il video stesso, nella sezione appunto commenti. Per oggi abbiamo concluso, vi auguro un buon pomeriggio e forza Milan, logicamente. Ciao!